Una sontuosa Virtus piega il Dal Contres con un gol per tempo la Cireale nel match clou della 18ª giornata in eccellenza e mantiene il primato in classifica in compagnia del Rocca. Una doppietta realizzata da Cannavò annienta la corazzata allenata da Ezio Raciti e consente di fatto ai barcellonesi di inanellare il 16esimo risultato utile consecutivo e l'11esima vittoria in campionato. Successo strameritato, l'ottavo casalingo, quello ottenuto dai giallorossi che mostrano compattezza, solidità e una condizione fisica strepitosa. La compagine di Raffaele gioca una gara praticamente perfetta, approcciando bene al match e passando in vantaggio al 22esimo con Cannavò, lesto a riprendere una corta respinta di Arcoria sulla conclusione precedente di Lanza e da due passi mettere in rete il pallone che di fatto spiana i suoi la strada verso la vittoria. Gol che fa esplodere di gioia i tifosi del Dal Contres che mette in discesa la partita dell'Ige Virtus. Per Cannavò rete numero 7 in campionato. Galvanizzati dal gol dell'1-0, i padroni di casa continuano ad attaccare a testa bassa e la 34esimo biondo conclude dal limite dell'area sfiorando il palo alla sinistra del portiere. Nella ripresa i barcellonesi tornano in campo decisi a chiudere conti e dopo 60 secondi Sgro calcia col mancino dai 20 metri sfiorando i legni della porta difesa da Arcoria. Scampato il pericolo, la Cireale prova a scuotersi al 50esimo e Granata sfiorano il pareggio con Conti, che su azione d'angolo calcia da distanza ravvicinata colpendo il palo alla destra di Inferrera. Poi però Ligea torna a prendere in mano le redini del gioco e tra il 51esimo e il 52esimo minuto di gioco sfiora per due volte il gol del raddoppio, prima con Sgro che da buona posizione calcio a rete trovando la risposta di Arcoria e subito dopo con Ancardia che riprende un servizio dalla bandierina di Lanza e di testa costringe l'estremo Cesa a rifugiarsi in corner. La partita è intensa e spettacolare, al 56esimo i giallorossi tornano a farsi sotto con il solito Sgro che praticamente da fermo calcia in porta costringendo il guardiapali Granata alla deviazione in tuffo. In campo si vede solo la formazione barcellonese che alla 65esimo potrebbe mettere a segno la rete del KO, ma prima Biondo centra il palo da distanza ravvicinata e poi Cannavò sul proseguo dell'azione calcia incredibilmente al lato. Raddoppio che Ligea trova comunque 5 minuti più tardi quando Cannavò, servito da Sgro, si libera di un difensore avversario e con un forte destro dal limite dell'area fulmina Arcoria facendo così Ige Virtus 2 Acireale 0. È il gol che fa nuovamente esplodere di gioia i tifosi del Dal Contres. Premiati dunque gli sforzi dei barcellonesi che dopo diverse occasioni fallite mettono a segno con lo scatenato Cannavò al suo ottavo sigillo stagionale la rete che manda di fatto i titoli di coda. I giallorossi anche nei minuti finali non risparmiano energia, all'86esimo sfiorano il tris con Mazzù, il cui tiro non inquadra di poco il bersaglio. Il 2-0 finale consegna dunque all'Ige Virtus l'11esima vittoria, ottava casalinga in campionato e il 39esimo punto che permette ai barcellonesi di mantenere la vetta della classifica in compagnia del Rocca e poter decisamente sognare la promozione in Serie D.